Stavo cazzeggiando un attimo qui e stavo ruotando Sally su se stesso. E se tu fai l'attacco rotante, lui di solito lo fa verso sinistra, che per voi è di qua. Se noi giriamo verso destra, l'animazione è come se lui si fermasse a mezzo giro e non facesse nulla. Mentre se ci giriamo di là, Crash Bandicoot. Dunque, signori, siamo arrivati alla fine anche di questo bel gioco. E dobbiamo tornare nelle aree artiche. Io di solito andrei in ordine, ma vorrei andare prima a questa perché voglio farmi la discesa. Visto che l'altra volta non l'abbiamo fatta. E stavolta ci portiamo Mike. Buga. Allora, di questo livello so per certo esatto che non abbiamo preso tutti quanti i cosi. Però fammi vedere un attimo. Se io vado già di qua, devi rompere l'altra, perfetto. Devi romperle entrambe per poter passare. Era una delle due curiosità. L'altra è vedere. Ce ne mancano 5 e 3 bambini, perfetto. Le monete saranno tutte quante sul percorso? Ne dubito perché sennò. Ecco qua. Dicevo, ne dubito perché sennò sarebbe già possibile prendere tutti quanti le medaglie prima ancora di avere il potenziamento. Dunque, andiamo subito sullo ski lift. Eccoci qua. Non mi sembra che abbiamo lasciato bambini, o sbaglio da questo lato? Calmo. No, non è vero, l'abbiamo lasciato come? Subito quello arancione c'è. Aspetta. Ecco qua. Ecco, fatto. Il trick del doppio salto, signori. Ma non c'è nessuno. Non si vede. Ecco qua. Perfetto. Buga. È già un bambino, è andato. Allora, da quel lato avevamo il bambino arancione. Da questo non abbiamo nulla, giusto? A parte l'atomo, vediamo. Ci arriviamo. Ecco qua, a posto. E anche il rosso. Vai un po' più in qua. Dove siamo finiti? Calmo. Che distanza abbiamo girato. Allora, lì era dove eravamo prima. Perfetto, basta. Tra l'altro, cosa stavi facendo? Stavi scavando o stavi scopando la neve? So che è suonata malissimo questa frase, ma non era il senso in cui intendevo. Ho visto che c'aveva qualcosa in mano, no? No, no. Siamo buoni. Buca! Ecco qua, e siamo a 7 e 6 medaglie. Ok, le medaglie, cacchio, ci ho sperato di entrare. Dicevo, le medaglie penso siano tutte quante, o meglio, quelle rimaste, compreso queste che abbiamo appena preso, quindi saranno. Allora, senza aver fatto il percorso che abbiamo fatto adesso, arrivavamo a 9 medaglie, secondo me. Adesso che le facciamo, siccome abbiamo preso l'ultima, arriviamo a 10. Eccoci qua. Allora, apriamo lo shortcut, che tanto non ci serve più, però almeno ce l'abbiamo. O meglio, credo che forse in realtà ci serva se ci dobbiamo rifare il percorso tra poco. Partecipa. Ah, poi. Aspetta. Ah, oh no, ti prego, non dirmi che è come penso. Non dirmi che uno va da una parte e uno va dall'altra. Sarebbe terribile, perché io ho visto. Tra l'altro, allora, qua li abbiamo cannati tutti, tutti. Dicevo, vuoi riprovare? Ah, meno male. E vedi? No, ti prego. Ah, no, perfetto, possiamo già girarci. Meglio. Stavo pensando, vuoi vedere che forse con Sally vai da una parte, con Mike vai dall'altra? A parte che non l'abbiamo presa. Vabbè, chi se ne frega. Ecco qua. Vuoi riprovare? Certo. Ce ne mancano ormai due. Come. Ah, ok. Stavo dicendo, come ci arrivo qua? No, cavolo. Vabbè, ecco qua, ce ne manca una sola.
stavo pensando da ex giocatore provetto di SSX, questa cosa sarà una cavolata. Sì, come no? Ma che velocità stiamo andando? Mi chiedo dove sarà l'ultimo robottino. Non vuoi riprovare, no? Chi è il mostro? Tu. Ah, direttamente qua sul ghiaccio. Ai. È in una posizione un po'... Cavolo. No, non... invece sì. Dobbiamo metterci da questa parte se vogliamo spaventarlo senza essere colpiti. Ecco qua. Se ti metti dall'altro lato 100% vieni colpito. Vabbè. E fatto questo, possiamo uscire. E il primo livello l'abbiamo fatto. Vai, torniamo adesso a farli in ordine. La baita glassata. Qui non so dove dobbiamo andare. Sono sicuro 100% che ci saranno gli atomi da prendere, ma a parte quello non lo so. Ok, eravamo già nel rosso. Vediamo allora. Col trampolino saliamo qua sopra e basta, giusto? Eccoli là, probabilmente servono per evitarti di far fare tutto il giro. Però aspetta un secondo. Qui c'è qualcosa? Non credo. Ah, vuoi vedere che forse qui c'è l'ultimo bambino dopo? Vabbè, iniziamo ad andare intanto. Aspetta una... Ah, ecco, dicevo, tutte le monete, eccole là, ce ne mancano 4. Andiamo qui allora. Ecco fatto. Dunque, ce ne mancano solo 2. Proviamo, aspetta, a colpire i cestini, che l'altra volta uno ne è uscito. No, ti prego, non dirmi che Mike è troppo basso e non ci arriva. Ah, ok, perfetto. Devo colpirli nel modo giusto. Ma che bravo piccolo lavoratore che è Mike Wazowski. Ecco qua, giusto l'altezza necessaria per farti salire. Qui abbiamo... Ah, giusto, mi ero dimenticato completamente di lui. Salta nel camino. Ma va. Neanche me lo ricordavo più io. Cerchio, triangolo. Ecco fatto. Buca! E ok, questa è andata. Abbiamo un altro di questi qua. Dove ci porta? Ah, beh. Ecco qua. A posto con le monete? Chi è il mostro? Sempre tu, bello. Vediamo se c'ho ragione con l'ultimo bambino. Sì, non è proprio lì dove avevo detto, ma è lì all'inizio. Tu vieni qua con me. Ecco fatto. Dopo voi due, anche questo livello sarà fatto. Come vedete, alla fine in realtà il grosso del gioco sta tutto nel fare i bronzi. Una volta che hai tutti e tre i potenziamenti del gioco, ovvero trampolino, il coso per correre più veloce e il e questo qui, ci metti un attimo a tornare indietro. Bimbo, mi spiace. Ah no, vedi? Era esattamente dove avevo detto. Dove è andato? Pezzo di merda, sta scappando. Eccolo qua, fermati lì. Cercava di scappare lui, piuttosto che farsi prendere vivo, ha cercato di ammazzarsi, Non mi avrete mai vivo. Ecco qua. Ecco qua, a posto. Altro oro e altro argento, fatti. Ecco qua, a posto. Proseguiamo. Andiamo all'iceberg. Qui sappiamo per certo che dobbiamo andare prima nell'igloo, perché abbiamo già fatto quelli rossi che ce li siamo levati dalle balle. Dunque. Allora, a parte, esatto, l'iceberg, cos'altro abbiamo da fare? Credo nulla. C'è lì l'atomo. No, c'è più di un atomo. E lì c'è anche il castello da dover scendere, ok. Credo di aver capito il giro che dobbiamo fare. Allora, iniziamo da questo qui. No, più al centro. Più al centro, Mike. Ecco qua.
tutto qua? Solo i barattoli, davvero? Iniziamo dalla pedana. Poi dopo ci facciamo il percorso. Ecco qua. No! Mike Wazowski, corri! Ecco fatto. Oi, bimbo di merda, dove... Fermo lì! Dove è andato? Dove sei? Non lo vedo. Quanto è grosso sto igloo, non sembrava così grande da dentro. Allora, qui abbiamo già due rossi, quindi fermo lì. A parte che è sparita, ma mi sa che è solo questo livello. Vedete che è sparito la lineetta dell'indicatore. Ci avevo fatto caso anche l'altra volta, però pensavo di aver sbagliato io. Ecco qua. Tu, fermo lì. Non riesco ad arrampicarmi. Fermo lì. Ecco qua. Credo che dopo di loro ci manchi solo l'ultimo bambino. Credo, non ne sono certo. Cacchio. Allora, calmi un attimo. Dobbiamo andare di là per proseguire. Se vado di qua, che c'è? Niente, ok. Allora, prima di entrare facciamo il giro di nuovo dell'igloo, che magari ci siamo mancati qualcosa. Allora, questa è l'entrata. Di qua c'era un'altra moneta, perfetto. Quante ce ne mancano? Ancora 4, mamma mia. In sto livello non le avevamo prese neanche una in pratica. Ok, allora facciamo il giro. Oi, calmo. Il giro da questa parte e credo che di qua scendiamo giù dal castello. Quanto ci fai? 40 vite, mamma mia. Ecco qua. Quindi ce ne manca una sola, esatto. E anche un ultimo bambino. Allora, l'ultima moneta, credo di averla vista. Credo di averla vista. Esatto, lì. Come ci arriviamo? Credo passando da qua, giusto? Allora, aspetta. Presa, perfetto. Chi è il mostro? Sempre tu, bello. Ok, l'ultimo bambino appare. Ah, ecco per... Vedi? Ho detto non serve a niente e invece giustamente ci nascondo sempre l'ultimo bambino. Perché se anche tu in qualche arcano modo, non si sa come, riuscissi a fregare il gioco e riuscissi a prendere quella, tutte le monete qui, comunque sei fregato perché lì non ci arrivi. Poi diciamocelo seriamente, se sei riuscito a fregare il gioco da prendere anche l'ultima moneta, sei abbastanza bravo da riuscire a fregare il gioco anche per arrivare qua, senza problemi anche. Ecco qua. Io non sono così bravo e volevo giocare comunque in modo pulito. Dopo tanti anni che non toccavo questo gioco. In realtà questo gioco l'ho ritoccato un'ultima volta quando ho preso il convertitore per la PS2. Ho detto voglio un attimo vedere com'è e ho rimesso dentro Monsters & Co. E mi ci sono messo a giocare per un bel pezzo e mi sono anche divertito. E fatto questo, ci manca ormai solo un ultimo livello. Eccoci qui per l'ultima volta, nell'ultimo livello, le sorgenti d'acqua calda. Il livello più complesso a livello proprio tecnico, perché è intricato a schifo. Forse avrei dovuto iniziare con quello. Eccoci di nuovo qua, siamo già in rosso e... vediamo se c'è già qualcosa da fare qui. Direi di no. Destra o sinistra? Direi di andare a destra. Adoro le musiche di sto gioco, veramente. Magari non c'entreranno neanche nulla con certi livelli, però sono figa bestia, veramente. Allora, lì c'è uno degli atomi, però non vedo nient'altro, quindi vuol dire che forse dobbiamo salire con questo qui. Vediamo se riuscissi a salirci. No. O forse si aspetta. No, non ci arriva, perfetto. Come ci arriviamo? Credo, esatto, dall'altra parte. Dobbiamo fare il giro lungo allora. Proviamo a scendere anche qui e vedere se c'è qualcosa. Perché tanto qui c'è il modo di risalire. Ah, ok, di qua si torna indietro, perfetto. Questo era lo shortcut shortcuttoso. Allora, qui abbiamo il trampolino che ci serve solamente per avanzare, giusto? Sì. E lì abbiamo un altro trampolino, ma non credo che ci serva a nulla ormai. Controlliamo giusto per sicurezza.
No, esatto, non ci serve a nulla. Ok, eccoci qui sul ponte di ghiaccio. E da questo lato non c'è nulla, perfetto. Di qua invece cos'è che attivavi? Un altro coso di vapore, perfetto. Ah, forse è lo shortcut se cadi di sotto questo. Credo, non lo so, vabbè. Ah, ok, siamo a 6 bambini e 7 monete, perfetto. Corriamo sulla pedana, anche se non ce n'è un reale motivo. Ed eccoci qua, allora, lì c'è una moneta per certo. Il problema è che ce ne mancano altre 3. Speriamo che siano tutte nella stessa zona, dai. Allora, una, due, perfetto, stavo per rientrare di nuovo dentro. E quindi l'ultima deve essere per forza qui. Anche il penultimo bambino, giusto? Tra l'altro questa discesa è molto scivolosa. Ecco qua. Dimmi che l'ultimo è qui e siamo tutti contenti. Allora, lì c'è una vita, 3 vite, perfetto. Questo che cos'è che fa? Ha aumentato il getto, perfetto. Cioè, in pratica è lo shortcut se cadi proprio di sotto, di sotto, di sotto. Oh, eccolo lì, l'ultimo bambino. Allora, aspetta. Cavolo. Non ci arrivo. Ecco fatto. Allora, calmi tutti, fermo. Chi è il mostro? Tu, bello. E questa è l'ultimo argento di cui avevamo bisogno. 3, 2, 1, eccolo lì. Però prima filmato. Siamo qui per complimentarci ancora una volta con James P. Sullivan e Michael Pazoski per aver brillantemente completato il secondo livello dell'orientamento mostro. Che dire? Sono onorato di consegnare a entrambi queste medaglie d'argento che sanciscono il vostro successo. Grazie. Congratulazioni a tutte e due. Il sorriso di Mike mi fa smattare. Ti prego però lasciami dove ero prima. Cioè non farmi... No, devo... Oh no. Devo rifare tutto il percorso. Perché mi fai questo? Io capisco il filmato e tutto, ma... Oh. A saperlo davvero facevo gli altri livelli prima. Dannazione. Non lasciavo il più lungo per ultimo. Anzi, forse il gioco lo sa. Nel senso, l'ha messo apposta. Diciamo, uno fa l'ordine in questo modo. Proprio palesemente. E quindi di conseguenza dicono: mettiamo il livello più lungo come ultimo. Così, se prendo tutti gli argenti, poi se lo devono rifare da capo. Mastermind. L'hanno fatto apposta. Oh, il bimbo, perfetto. Non scappare, maledetto. Non t'azzardare a dovermi rifar fare tutta la strada. Tra l'altro, abbiamo lasciato indietro 3 vite. Ma ne abbiamo talmente tante che, detto sinceramente, cosa ce ne dobbiamo fare? Andate. No? Aspetta. È vero, mancava ancora il bambino. Certo, sulla cima, dovevo farlo subito. Maledizione. Ero convintissimo, ho detto. Tutto contento, siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. No, manca ancora un 1. Vabbè che per fortuna è già qui, dai, almeno quello. Vabbè, ascolta, se riusciamo prendiamo anche le vite. Ma giusto per sfizio personale. Anzi, aspetta, giusto perché, per stare sicuri. Ecco, esatto. Sia mai che cadiamo di sotto. Allora, ecco fatto. Allora, dicevamo, vogliamo rischiarcela per 3 vite? Ma direi anche di no. Tu sei l'ultimo bambino di questo gioco. Per davvero questa volta. Ecco qua. È stato bello comunque, dai. Sono contento di averlo portato. Per l'ultima volta questa battuta. Ed ecco la premiazione finale. Allunga le aspettative dei suoi insegnanti. Oggi voglio presentarvi James P. Sullivan e Michael Pazoski. Insieme sono riusciti in un'impresa con pochi precedenti. Hanno completato il terzo livello dell'orientamento. Le medaglie senza precedenti in pratica. Queste medaglie d'oro testimoniano i più alti risultati ottenuti qui, all'Isola dello Spavento. Grazie, prof.
D'ora in poi tutti vi conosceranno come Super Squadra Spaventi e ne potrete godere tutti i titoli e i privilegi. Ovvero? Congratulazioni a tutte e due. Ehi! Siamo laureati! La Madonna, quanto pesava quel cappello! Ed ecco qui i crediti. Allora, ragazzi, io sono contento di averlo portato perché questo gioco ne ho comunque un ottimo ricordo. Anche se devo ammettere che da bambino ci ho messo molto di più a finirlo perché non avevo capito fin dall'inizio che dovevo rifare tutti i livelli molte più volte. Però comunque quando lo completai ero contento con me stesso, era veramente un bel gioco, dura relativamente poco. Perché se sai già cosa devi fare, bene o male, a parer mio, in meno di 2 ore questo gioco lo finisci. Ma comunque il gioco è fatto bene. Questo gioco comunque è fatto bene. Non è per forza lagnoso dover ritornare nelle zone precedenti dopo che hai sbloccato tutti e 3 i potenziamenti. Potevano fare qualcosina di più, per esempio più livelli, più cose da fare. Ma comunque per il gioco che era, a parer mio, tutto di rispetto. E una volta finito il gioco, ti rimettono qui nel menu, perché giustamente c'è poco e altro da fare. 12 medaglie di bronzo, 12 d'argento e 12 d'oro. Che bella soddisfazione. Quindi, signori, abbiamo completato anche questa serie. È durata relativamente poco, ma non mi è dispiaciuta rifarla. Non mi è dispiaciuta. Abbiamo giocato, lo ripeto molto spesso, ma abbiamo giocato davvero molto di peggio, che è durato molto di più. Questo, 8 episodi, bel gioco. È bello esattamente come me lo ricordavo. Quindi, non so quando questo video verrà caricato, se già prima che vado in vacanza o dopo che sarò tornato in vacanza, quindi questo lasso di tempo con agosto, ma sappiate che già subito dopo di questa serie starò registrando un altro gioco. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo a una prossima serie. Ciao a tutti!